Buongiorno a tutti, vi spieghiamo la centralina AMN845 per l'automazione delle serrande, tende o qualsiasi altra cosa. Allora, vi spieghiamo come darci il tempo di lavoro. Per prima cosa bisogna pigiare sul tasto time per 3 secondi, adesso vi faccio vedere. Adesso pigio il tasto time, 1, 2 e 3 e lo lascio. Si accende la luce rossa. Adesso ci devo dare un impulso di salita. Ecco qua, noi adesso abbiamo messo una spia per capire che è la salita. Quando la serranda fa tutto il ciclo di apertura, bisogna pigiare il tasto B, che sarebbe la discesa, e lo fermiamo. Adesso bisogna ripigiare di nuovo il tasto B e parte la discesa. La discesa parte finché non termina il tempo che abbiamo dato anche all'apertura. Se all'apertura ci abbiamo dato 30 secondi, abbiamo 30 secondi anche per la chiusura, ovviamente. Adesso ci dovremmo dare i tempi di lavoro. I tempi di lavoro per la chiusura automatica bisogna darli sempre tramite il tasto time. Pigiamo 3 secondi il tasto time. Sul telecomando pigiamo il tasto C che abbiamo associato come stop. Ok. Adesso se ci vogliamo dare 30 secondi aspettiamo fino a 30. Ripigiamo sempre il tasto C che sarebbe stop. Allora, adesso pigio qua e gli termino i tempi per la chiusura in automatico. Adesso cosa abbiamo fatto? Allora, se la facciamo partire in apertura, ci parte in apertura, fa il tempo che noi gli abbiamo dato, questo adesso è il tempo di attesa per la chiusura in automatico, ci abbiamo dato circa 20-25 secondi. Terminati questi qua, inizia la discesa. Ok, fatto questo, diciamo, è programmato. Poi dopo ci sono varie impostazioni da dare tramite il manuale in italiano che esce in dotazione, che tra cui c'è anche lo schema di installazione e tutto. Allora, questa centralina qui è una centralina molto compatta con la ricevente radio già incorporato all'interno. Tramite dip switch si può fare di tutto. Grazie per aver scelto il prodotto MN Sicurezza. Buonasera.